La signora Giuseppina Candelori, ospite della casa di cura di Nerola, La Serenità, il 24 marzo i figli vengono informati, racconta Rory Capelli su Repubblica, che la mamma è positiva al coronavirus e il giorno dopo tutti i pazienti della struttura vengono trasferiti al Nomentana Hospital. Il 15 aprile Giuseppina muore, ma il giorno dopo arriva la terribile notizia: la salma non è quella della madre. I figli riescono a sapere, ma non c'è nulla di certo, che la mamma forse è stata tumulata l'11 aprile nel comune di Rocca Sinibalda. Sono passati 3 mesi, siamo in ansia, prostrati, non sappiamo cosa sia veramente successo a nostra madre, dove sia finita. Hanno scambiato le cartelle e allora come l'hanno curata? Quali medicine le hanno somministrato? È indegno che persone anziane siano state trattate così, abbandonate a loro stesse in condizioni fisiche talmente compromesse da aver addirittura contratto la scabbia. È intollerabile, hanno raccontato i figli della signora Giuseppina a Repubblica.